Sweat. Anche quest'anno Phil Rouge cerca il talento tra le bellezze siciliane. Sei carina, spigliata, comunicativa? Ecco l'occasione giusta per mettere a fuoco le tue qualità. Se hai voglia di metterti in gioco e ti piacerebbe far parte del mondo della TV, partecipa alla selezione Volto Phil Rouge. Bellezza, simpatia e spontaneità sono le giuste doti per diventare il Volto Phil Rouge 2009. Cosa aspetti? Volto Phil Rouge 2009. Invia il tuo curriculum e tre foto a info@voltofilrouge.com. Quest'anno potresti essere tu. All'appuntamento di Alza Villa Milicia, quinta tappa del concorso del tour Volto Phil Rouge 2009. Vi presento colei che mi affancherà questa sera, la bellissima Anita Sorano. Un applauso, grazie. Buonasera. Siamo eleganti questa sera, molto chic, molto fashion. Grazie. Questa sera il Giomarì di Alza Villa Milicia ospita le bellissime concorrenti che aspirano al tanto ambito premio del Volto Phil Rouge. Da 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 da
la nostra fina prima finalista di questa serata. Valentina Petricciuolo, vincitrice della quinta tappa del Volto Fil Rouge 2009. Cosa ne pensi di questa esperienza? È un'esperienza come tutte formativa, quindi una crescita continua la vita, quindi anche questo fa parte della vita, però penso non bisogna mai prendersi troppo sul serio, perché altrimenti si rimane male. Quindi tante volte ho sperato di fare tante cose e non ci sono riuscita, oggi sono venuta qui per caso e è andata bene, quindi bisogna essere sempre sportivi nel fare le cose, mai pensare di vincere, mai, mai. Maria Rotolo, vincitrice della quinta tappa di Volto Fil Rouge. Le impressioni della serata, Maria? Beh, abbastanza tranquille, poi la gente è abbastanza calorosa e molte ragazze, ma molte ragazze gentili e gioiose tra di noi. Cosa hai provato al momento della vittoria? Non me l'aspettavo proprio. Allibita! Premierà la prossima finalista, la numero 12! Spadafora Floriana! Floriana Spadafora! Floriana, come ti senti? Quali sono le tue prime emozioni? Sono emozionatissima, sicuramente non me l'aspettavo. Quale pensi sia il segreto della tua vittoria? Assolutamente la mia determinazione e la mia bellezza. E ora come pensi di prepararti per la finale? Ancora non ci ho pensato. Vedremo. Signori, con il numero 7 accogliamola la nostra Gabriella Sala, vincitrice della quinta tappa Volto Fil Rouge 2009. Che ne pensi di questa serata? Sono molto emozionata, sono troppo contenta di aver vinto, non me l'aspettavo completamente. Il segreto della tua vittoria questa sera? Semplicità, la spontaneità. Vincitrice della quinta tappa del Volto Fil Rouge, che ne pensi della tua vittoria? Devo dire che sono davvero emozionata perché non me l'aspettavo, visto che questa è la mia prima tappa. Comunque sono molto contenta della mia vittoria. Come pensi di affrontare la finale? Ma sempre con lo stesso spirito e lo stesso entusiasmo, prendendo tutto come un gioco e andando sempre avanti.